Erano 148 i Piemontesi imbarcati a bordo della Costa Concordia, la nave da crociera che venerdì notte si è schiantata contro gli scogli dell'Isola del Giglio. Incidente che ha costato la vita a sei persone, mentre a 16 ammonta il numero dei dispersi. Tra quei 148 piemontesi c'erano anche 14 astigiani, partiti sabato 9 gennaio dal porto di Savona per un viaggio durato sette giorni e che ha toccato le principali località del Mediterraneo. Venerdì 13, doveva essere l'ultima serata a bordo. L'indomani i Piemontesi sarebbero. A Savona. Così non è andata alle ore 21 lo schianto, poi il blackout, il panico dilagante, la nave che si inclina sempre di più, la ricerca disperata dei pochi salvagenti rimasti e infine l'evacuazione a bordo delle scialuppe. Per fortuna, nello schianto e nella confusione, nessuno degli astigiani si è ferito e tutti hanno raggiunto la terraferma: tra loro una coppia di Asticità che in crociera era andata perché aveva vinto il biglietto alla lotteria. Poi c'era il gruppo di cugini provenienti da San Damiano, tre coppie in tutto e capitanate da Pier Vincenzo Franco, volto noto della protezione civile e in viaggio come regalo di compleanno, festeggiava i 60 anni d'età. E ancora Patrizia Bagnaschio e Alessandro Mica, madre e figlio di Canelli, Walter Rosso, panettiere di Castelnuovo Don Bosco in viaggio con la moglie e le figlie di 10 e 7 anni e poi il parrucchiere astigiano Marco Monda, 45 anni, titolare del salone di acconciature in via Incisa. Tutti i protagonisti involontari di una tragedia immane, le primissime testimonianze e le fotografie della sciagura hanno fatto il giro del mondo tra i primi Primi a riportare la notizia il sito online AT News e firmate dal giornalista Alberto Fumi. E così mentre i media riportano le immagini del disastro, a noi non resta che una conclusione. I nostri concittadini sono stati fortunati. A Biella si spera di riabbracciare Maria D'Introno, 30 anni, a bordo della Costa Concordia con il marito e la famiglia e al momento ancora dispersa.